Un anno fa a Cartoomis riceveva un premio del fumetto popolare organizzato dal sito AIAC. Quest'anno è qua, lo incontriamo con piacere a parlare della sua casa editrice, l'Arcadia, Mario Taccolini. Ciao! Ciao, benvenuto. Dico parlare della tua casa editrice anche perché è una storia un po' particolare. Nasce dalla tua grandissima passione del fumetto, ma nasce con la tua esperienza precedente di come libraio. Libraio. Gestore di una fumetteria a Bergamo, sì, fumetteria Arcadia. Vabbè, ma quello avevamo parlato anche l'anno scorso, fondamentalmente il discorso che siccome noi è una fumetteria che organizza moltissimi incontri con gli autori di fumetti, pian piano sono nati i rapporti, anche l'amicizia con vari autori, è nata soprattutto la voglia di pubblicare qualcosa, di fare i progetti assieme. Quindi con Maurizio Rosenz, con Federico Memola, eccetera, siamo pian pianino, abbiamo deciso di fare delle cose e abbiamo pubblicato Giada, Regione Stellare e continuiamo dopo 4 anni a provare qualcosa di nuovo nel nostro piccolo. Avete delle vere e proprie chicche, ad esempio io vedo lì Fort Revelstoke che io ho amato molto, premiato anni fa a Luca Comics come miglior fumetto, che voi continuate a proporre, come continuate a proporre ad esempio l'Insonne, che è un fumetto che ha avuto una vita editoriale un po' particolare, un po' singhiozzante, vuol dire, e che voi con passione e con fiducia continuate a portare avanti. Quello è un discorso, parlando di amicizie, che nasce addirittura da prima della fumetteria, nasce l'amicizia con Giuseppe Di Bernardo, che è il creatore dell'Insonne, che conosco dal 94, quando io pubblicavo una fanzine, si chiamava Nuvole ai tempi, e lui era uno dei primi collaboratori di questa fanzine, quindi abbiamo sempre detto prima o poi facciamo qualcosa assieme, pubblicherò l'Insonne, e nel 2009 abbiamo deciso, alla fine abbiamo pubblicato nel 2009, abbiamo portato a compimento la serie dell'Insonne, siamo tra l'altro i primi editori che riescono a finire una serie di questo personaggio, senza fallire per il momento. In questa nuova riproposizione. Sì, l'ultimo numero è questo. Quello è l'ultimo numero. Siamo riusciti a finirlo adesso, è una bella soddisfazione averlo finito. Vediamo, per il momento l'Insonne si ferma qua, vediamo più avanti poi cosa faremo. Vediamo se viverà altre avventure. Tanto è abituata alle pause, ai rilanci e alle partenze. Ma per il momento continuo a vivere sul web. E poi vedremo più avanti. Hai fatto bene a sottolinearlo, me ne stavo dimenticando. Parliamo delle novità di Cartoomix. Ma Cartoomix come novità non c'è, diciamo, nulla, c'è Malasorte, lo primo speciale di Malasorte, di questo personaggio che è un agente della Polizia Stradale di Bergamo, che nel primo numero sventa un'invasione aliena che parte da Bergamo fondamentalmente, nel secondo invece va a Torino a trovare un suo conoscente, un prete, maestro di Kendo, che deve inaugurare un centro per accoglienza senza tetto e alla fine però anche qua finisce nei casini, deve combattere contro degli zombie, barboni zombie fondamentalmente. Una trama abbastanza particolare, questo possiamo mostrarlo senza bolino rosso? Sì, sai sì. Che si usa così, bollini rossi, farfalline ma rosse? Ma si chiamano illustrazioni e oticismo, non è pornografia. Okay. Magari no, sto scherzando con quello passo che passa magari, oggi in TV. Passo magari il microfono a Federico, passiamo, parliamo con lui. Federico Mecola è uno che fa parte dell'ampio giro di amici, di aficionados, di appassionati, e così con cui parliamo allora di questo e poi anche dell'altro. Sì, praticamente questo è fondamentalmente un libro di illustrazioni dedicato a Miriam, che è una delle coprotagoniste della serie Jonathan Steele di cui sono autore, e fondamentalmente nasce dalla mia passione per il personaggio e quindi per la sua carica sensuale e anche, come dire, in modo ironico e simpatico, che quindi ha portato a essere forse il personaggio di maggior successo nella serie. Mentre Legione Stellare, passiamo a Legione Stellare, che è anche qua fumetto che ha una sua storia, sì, perché è stato praticamente una delle prime miniserie pubblicate in Bonelli, visto che è uscito su Zona X dal 95 al 98, ed era una miniserie, una space opera di fantascienza che io ho fatto su questa testata di cui ero curatore e che si era conclusa, ma siccome comunque ne ero affezionato e
e tutto sommato non mi dispiaceva l'idea di riportarla in vita in qualche modo, di continuarla senza una cadenza pressante da appunto da periodico mensile. E allora con l'edizione Arcadia si è venuta a crearsi la possibilità di fare una nuova miniserie, e abbiamo iniziato con diciamo un nuovo staff, altri disegnatori, le copertine di Mario Alberti, che è un affermato autore, ma anche un amico da 20 anni ormai. E quindi niente, sono usciti per ora questi due albi più un albetto, uno specialino di 16 pagine. Andato avanti, insomma, senza l'assillo della periodicità, diciamo, una cosa, sì, un pochino più rilassata. Più rilassata, più, esatto, dettata dalla passione, passione che appunto è quella di cui parlava Mario, sempre con tanto distinto la sua avventura editoriale. Parliamo anche di queste, dai, visto che appunto c'è la fumetteria, c'è la casa editrice, c'è questo giro di artisti che sono molto legati a te. L'idea è Artist for Hire, è l'idea di riportare in Italia un po' il modello dell'artist alley americana, che è quella di disegno a pagamento, di vendita di tavole originali, vendita di litografie, di sketchbook, eccetera, fatti dagli autori. Noi ho contattato personalmente una trentina, anche più, di disegnatori. È un progetto che nasce, che è più di un anno, che inizia a febbraio 2010 questo progetto, e fondamentalmente sono riuscito a coinvolgere grandissimi nomi come Mario Alberti, come Marco Chicchetto, Sara Pichelli, che è l'autrice di questo disegno, Davide Messina, Lucio Parrillo, ce ne sono veramente tanti. Tanti che sono conosciutissimi anche all'estero, non solo in Italia, grandissimi artisti, ma di fama internazionale. Esatto, ci sono tutta gente, perché in Italia ci sono moltissimi autori che hanno ormai fama internazionale, e sono tutti molto disponibili, e quindi è stato molto facile contattarli e parlare con loro. Benissimo, allora grazie per questa bella chiacchierata, per averci presentato la vostra realtà editoriale e le novità. Buon Cartoon Mix e alla prossima. Alla prossima, grazie mille.